Sei pronto a migliorare la qualità dei tuoi video senza spendere una fortuna? Oggi ci immergiamo in un mondo di creatività e di soluzioni a basso costo che renderanno i tuoi video unici e soprattutto quasi professionali. Ti dirò le tre chiavi fondamentali per creare un contenuto di successo, più un piccolo bonus, senza spendere migliaia e migliaia di euro in attrezzature. Ti insegnerò anche qualche trucchetto che ho imparato con l'esperienza. E soprattutto scoprirai come sfruttare al massimo le cose che già hai e che non sfrutti abbastanza in tutti gli ambiti, sia in quello della creazione del set sia in quello dell'editing. Partiamo da un pilastro fondamentale. La qualità del tuo video non influisce per niente con le sue performance. Infatti ormai tutti abbiamo un telefono che registra almeno il 1080p, che è la qualità più utilizzata da tutte le piattaforme social. Le uniche due cose importanti quando vai a creare il tuo contenuto sono la preparazione che ci metti e l'editing. Soprattutto la prima viene spesso sottovalutata andando a registrare video su argomenti fatti a caso, senza dedicare abbastanza tempo alla ricerca dell'argomento di cui si parlerà nel video. Pensate che creator come Ali Abdal o MrBeast hanno degli interi team che gli scrivono gli script. E poi loro fanno anche un'altra revisione per essere sicuri che lo script in primis sia interessante, secondo che passi qualcosa allo spettatore e terzo che comunque mantenga l'interesse della persona durante tutto il video, che è sicuramente la metrica più importante se volete crescere su qualunque social. Quando vai a ideare un tuo video devi sempre ragionare su che messaggio vuoi trasmettere allo spettatore. Per farlo ti consiglio di avere in mente sempre queste tre parole, ovvero istruzione, ispirazione e intrattenimento. Il tuo video deve avere almeno una di queste tre. Se non mi sbaglio questa cosa l'ho sentita da Marcello Ascani, che appunto dava questo come consiglio, ed è effettivamente vero, nel senso i video vengono molto meglio quando cerchi di far rientrare all'interno di almeno una di queste categorie il tuo video. Invece la seconda cosa è l'editing. Devi capire che è la parte fondamentale del video, dove il video veramente nasce, perché anche se tu vuoi fare solo video devi imparare a editarli, a pubblicizzarli a livello di copertina, di titolo. Probabilmente farò un video più dettagliato nelle prossime settimane, ma ora ti darò qualche consiglio per creare contenuti e soprattutto video che intrattengano il tuo pubblico. Per quanto tu possa lavorare sul contenuto del tuo video, sullo script, sulla creazione del set, se crei un video di 10 minuti dove parli così diretto alla videocamera, probabilmente dopo neanche un minuto la maggior parte delle persone avranno chiuso il video. Tu te lo guarderesti un video di 10 minuti così fisso, senza nessuna musica, senza nessuna animazione? Io personalmente no. Questo perché devi intrattenere la persona che sta guardando il video, perché sennò perde interesse e chiude l'applicazione. Ci sono un sacco di modi per farlo. Si può fare sia a livello visivo, attraverso delle clip di copertura, attraverso delle animazioni come questa qui. Le clip di copertura le puoi registrare tu oppure le trovi online. Le animazioni, vi ho fatto un video dedicato su come si creano le animazioni. E un'altra cosa che puoi sfruttare per mantenere l'attenzione del pubblico è la musica, che è assolutamente fondamentale. La musica è fondamentale per trasmettere sia emozioni sia dare il ritmo al video. Il concetto di ritmo adesso ve ne parlo, perché è fondamentale in qualunque video. Per esempio potresti utilizzare all'inizio del video una musica più energica, che dà più carica allo spettatore che ha appena aperto il tuo video e vuole essere, diciamo, travolto da, magari, non lo so, informazioni, a seconda di che tipologia è il tuo video. E poi passare a una musica un po' più tranquilla e alternare queste due in modo tale da creare proprio un ritmo. E la stessa cosa la devi fare con il video, quindi magari all'inizio ci sono più animazioni, più clip di copertura, e man mano che va avanti il video diminuiscono, fino magari ad arrivare a un punto in cui non dico che sei sempre tu a parlare, ma ormai lo spettatore, diciamo, ha creato un contatto con te e non c'è più bisogno di mettere grafiche a caso solo perché bisogna mantenere il ritmo. Ovviamente questa è una cosa soggettiva che devi vedere tu nella tua situazione e soprattutto a seconda dell'argomento del video. La terza cosa, che in realtà non vi ho detto prima, che voglio aggiungere, è sicuramente l'audio, perché viene spesso sottovalutato, viene spesso data la priorità alla qualità video, ma la qualità audio a mio parere è molto più importante della qualità video. Per migliorarlo non dovrai spendere praticamente niente. Ci sono un sacco di modi per migliorare l'audio in modo gratuito o quasi. Per esempio puoi mettere attorno al tuo set delle coperte, sì, le coperte che utilizzi per dormire, che ti aiutano a ridurre il rimbombo e soprattutto i rumori che arrivano dall'esterno. Oppure puoi comprare un microfono lavalier come questo qui, che costa 10 euro su Amazon, che è sicuramente meglio del microfono integrato oppure dei microfoni direzionali di basso livello. Ovviamente non ha la qualità dei Rode, che costano mi sembra più di 200 euro, ma sicuramente è il miglior upgrade che puoi fare ai tuoi video. E prima del bonus ti voglio dire l'ultimissima cosa fondamentale, che è veramente una chiave di svolta per i tuoi contenuti, ovvero creare contenuti. Sembra un po' strano, ma è decisamente così. Basta guardare i miei primissimi video, che fanno veramente schifo. Per esempio non mettevo la musica di sottofondo, leggevo lo script come se fossi un robot senza dare nessuna emozione al video, e si vedeva che il video faceva schifo. Cioè effettivamente fanno veramente schifo quei video, tralasciando anche la qualità sia audio che video. Purtroppo l'unico modo per imparare a fare video, a mio parere, è fare video. Nel senso, puoi studiare la teoria quanto vuoi, puoi seguire tutti i corsi di formazione che vuoi, ma se poi non crei contenuti e studi solo la teoria non diventerai mai bravo. Ed è per questo che io faccio video settimanali da, mi sembra, ho visto l'altro giorno, da febbraio che faccio un video a settimana. Questa mi sa che sarà la prima settimana in cui non lo faccio, vediamo quanto ci metto a editarlo. Però comunque crea contenuti, scrivi, leggi, perché anche leggere e scrivere aiutano a capire quando uno scrive
script è buono e quando fa veramente schifo. E poi in realtà leggere e scrivere, e soprattutto scrivere questi script, mi stanno aiutando in un sacco di ambiti in cui ho bisogno di scrivere che non pensavo. E per concludere, ecco il piccolo bonus, che è probabilmente l'unica cosa che puoi modificare senza spendere un euro, non come il microfono che comunque devi comprarlo un microfono. E sto parlando dell'illuminazione del tuo set. Infatti il modo in cui utilizzi e posizioni la luce è fondamentale per creare un contenuto bello. Visto che sto supponendo che non hai una videocamera di alta qualità, sfruttare le luci è la migliore opzione che hai. Infatti semplicemente posizionando una luce bene e ottenendo delle belle ombre, dei bei colori a schermo, è molto molto più piacevole da guardare il video. Il primo esempio che ti posso dare è sfruttare la luce del sole. Per esempio, se hai una grande finestra oppure una finestra anche normale in camera tua o nel tuo set, puoi sfruttarla perché la luce del sole è veramente perfetta. L'unica pecca che ha è che si muove, quindi non è minimamente controllabile. A meno che hai scoperto come fermare la rotazione della terra, è un po' difficile da controllare. Puoi anche utilizzare luci da scrivania come queste qui che io ho utilizzato all'inizio. E per esempio con i cartoncini neri potresti direzionare la luce per creare dei fasci di luce per illuminare alcune parti, altre no. E soprattutto utilizza la carta da forno, è stranissimo ma funziona per diffondere la luce, funziona da softbox ed evita che ottieni delle ombre troppo dure sullo sfondo. Poi ovviamente andando avanti io ti consiglio assolutamente di comprare dei softbox come questi due che ho qua io ai miei lati, perché sono perfetti per illuminare il tuo set ad un budget veramente basso. Si parla di, non lo so, 50-100 euro, non mi ricordo quanto gli ho pagato. Se vuoi sapere come illumino il mio set, in realtà proprio come è creato tutto il mio set dalla A alla Z, con il breakdown di ogni singola luce, di ogni singola componente, ti lascio il video qua sopra. Detto questo, io ti ringrazio di aver visto il video fino alla fine. Lasciami un commento, dimmi se hai bisogno di altri tips per altre cose riguardo il videomaking, e soprattutto lascia un like ed iscriviti. Noi ci vediamo ad un prossimo video.